con Totò Schillaci, la bandiera d'Italia sta qui dietro. In questo periodo ci vuole la bandiera, in questo ci vuole la bandiera. Senti, fatti vedere solo un secondo che sei tu, dai, avvicinati, vai, è proprio lui, l'autentico, il vero, l'unico, irripetibile Totò Schillaci. Senti, quest'anno l'Italia è partita alla grande, io pensavo potesse spuntare uno Schillaci, ma forse già c'è in squadra come titolare, è Immobile? Ma devo dire che l'Italia è partita bene, mi piace perché è un bellissimo gruppo, quindi un gruppo affiatato, vedo nei ragazzi una grande voglia proprio di scendere in campo e di mettere tutto quello che hanno, quindi Roberto è stato molto bravo a organizzare, come dire, una squadra, ha preso i migliori che c'erano nel nostro campionato e ha formato un gruppo veramente straordinario. Si vede, è una squadra aggressiva, una squadra molto veloce, fa molto pressing, quindi la prima partita abbiamo visto veramente, certo, adesso dovremmo vedere le altre partite. Una energia vitale, dirompente, che viene forse dalla tua sicilianità, quella che tu mettesti in campo in maniera esplosiva in quel mondiale. Ma che cosa avevi dentro quando sei entrato in campo? Entra, Toto, entra, vai! Avevo molta fame e cercare di sfruttare questa grande occasione che mi era stata data da vicini, cercando di sfruttare il migliore possibile. Naturalmente io ero un periodo che stavo attraversando in ottima forma e grazie, insomma, grazie ai compagni, grazie, insomma, allo staff, ho avuto la possibilità di giocare e di entrare la prima partita e così ho iniziato, insomma, avevo voglia, fame proprio. Un percorso fantastico, ma quando hai fatto quel gol, il primo gol, che cosa hai provato? Lo so che non è facile non è facile raccontare. Ma far gol in nazionale è sempre una grande gioia, soprattutto dopo essere entrato nel secondo tempo, il risultato non si sbloccava e vincere la partita con un tuo gol è una grande soddisfazione, quindi un'immensa gioia qui. Con Stefano Meloccaro a Rieti Sport Festival per la solidarietà per Angeli in moto. Che bello, dai, quando lo sport ci regala la speranza. Certo, noi artisti, noi giocatori, ex calciatori, dobbiamo cercare di mettere sempre la nostra professionalità e aiutare il prossimo. Io nella mia vita l'ho sempre fatto e continuerò sempre a farlo. Regalare un sorriso alle persone che purtroppo stanno male, quindi fa sempre piacere. E terminiamo con una frase: ai giovani, quelli che non sanno più sognare, che cosa dice Totò Schillaci? Io da piccolo ho sempre sognato, quindi fatelo anche voi, perché se io ci sono riuscito a diventare a fare tutto quello che ho fatto nel calcio, ci potete riuscire anche voi. Grande Totò, grazie di cuore. Grazie, ciao.